Spazio terminal. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare del Green Pass, a rispondere a un po' di domande sul Green Pass. Quanti ce ne sono, se può essere legale, insomma tutte le domande. Prima che questo video inizia però vi invito a lasciare un commento, mettere like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici e direi di non perdere tempo e cominciare subito. Allora, intanto dal 5 agosto il Green Pass è diventato obbligatorio averlo per entrare in bar, ristoranti, al chiuso, concerti, come era già prima, anche ovviamente locali all'aperto dove c'è tanto affollamento, però non serve per accedere a bar e locali e ristoranti dove hanno i tavoli all'aperto. Se hanno i tavoli all'aperto si può stare anche senza Green Pass. Il Green Pass viene richiesto solamente se ci si siede al tavolo, se si consuma al bancone no. I commercianti potrebbero richiedervi i documenti e se voi non li esibite potrebbero buttarvi fuori, perché è il loro diritto farlo, perché è una valida motivazione, perché non possono identificarvi per la legge di pubblica sicurezza, per il codice di pubblica sicurezza, cioè questo è scritto nel codice di pubblica sicurezza, e quindi il Green Pass è diventato un po' un passepartout per accedere a servizi che senza il Green Pass non si possono non si possono avere. Ora, perché intanto il Green Pass è legale? Questa è la domanda che tutti gli antivaccinisti si fanno, cioè nel senso tutti gli antivaccinisti dicono e i non Green Pass dicono il Green Pass è illegale. No, il Green Pass non è illegale, il Green Pass è legale, non solo è legale, è costituzionale. Perché? Semplicissimo, perché la nostra Costituzione permette di imporre trattamenti sanitari obbligatori per cioè insomma permette di imporre trattamenti sanitari per interesse della collettività sulla salute. Sì, la Costituzione non solo tutela la salute del singolo cittadino, ma tutela l'interesse della collettività sulla salute. Cioè, la salute è anche un interesse collettivo. Mi sono spiegato meglio. Quindi, la Costituzione permette di fare questo Green Pass, assolutamente. Anche se non c'è scritto chiaramente, ovviamente, perché la Costituzione, ragazzi, va interpretata. Come permette di fare lockdown, come permette di fare obbligare i vaccini, ovviamente ci devono essere delle condizioni. E queste condizioni, ve le dico, e queste condizioni si sono anche verificate. La scienza deve garantire entro i limiti la sicurezza del vaccino, deve garantire la necessità del vaccino per l'annullamento, l'annientamento, il superamento della pandemia globale, e deve essere fatta una campagna capillare sulle informazioni dei grandi benefici che dà questo vaccino e dei poi rischi che ci sono. Bene, queste condizioni si sono tutte e tre verificate. La scienza ha garantito che questo vaccino è sicuro, e in effetti lo è, e che dice che è un siero, chi lo scrive nei commenti che questo è un siero sperimentale che non è stato testato, verrà bannato istantaneamente dal sottoscritto. Poi la scienza ha detto che è un vaccino fondamentale per passare, per superare la pandemia, e è stata fatta una campagna capillare per informare i cittadini sul vaccino, sui vari benefici e i pochi rischi che ci sono. Ora, tutti si chiederanno: come faccio ad avere il Green Pass se non posso fare il vaccino perché non,
non ce l'ho perché non mi danno l'appuntamento o per varie malattie. Ora, per le malattie in realtà ci sarebbero certificati, quello lasciamo perdere. Se non posso fare il vaccino o se non voglio, allora se non vuoi, tanto sei un coglione, ma questo va bene. Se non puoi fare il vaccino perché ancora non hai l'appuntamento, c'è due modi. O sei guarito prima dal Covid e allora il Green Pass te lo danno e ha una scadenza, mi sembra, di 6 mesi. Oppure puoi fare un Green Pass di 48 ore, ogni 2 giorni ti fai un tampone e il tampone garantisce che tu sia senza virus, non hai il coronavirus. Quindi ci sono tre tipi di Green Pass: quello del vaccino, quello del tampone e quello di guarigione. Se avete uno di questi tre Green Pass, sono uguali, vi permettono di accedere a ristoranti, bar, eventi pubblici, concerti, stadi e tutti quei luoghi dove c'è affollamento. Ora, è stato fatto anche altre modifiche per chi ha il Green Pass. Alcune saranno attive da settembre, alcune attive da ora. Ci sarà la diminuzione della quarantena per chi ha il Green Pass da 21 giorni a 7 giorni, perché chi ha il vaccino, appunto, quindi non chi ha il Green Pass, chi è stato vaccinato, scusatemi, chi ha il vaccino il virus si ferma solo nelle narici, quindi provoca solamente un raffreddore e sta in vita pochissimo. Quindi sì, chi ha il vaccino il virus lo può prendere, ma lo prende come un raffreddore. E voi potreste dirmi: ma allora chi ha il vaccino non serve a niente, lo trasmette uguale. Certo, infatti è per questo che tutti dobbiamo vaccinarci. Semplice, facile, veloce. Poi, infatti, tutti gli anni penso verrà fatto anche un richiamo perché il vaccino non durerà in eterno. Poi, sarà obbligatorio averlo per gli insegnanti, per andare a scuola e in futuro spero anche per i ragazzi. Sarà obbligatorio per fare viaggi fuori dalla regione, su treni, autobus, site e questi aerei e questi mezzi qui. Sarà obbligatorio per salire sugli aerei e per ora non ci sono altre limitazioni. Spero che ne aggiungano altre perché secondo me questo Green Pass deve essere messo obbligatorio con la mano, col pugno di ferro, perché io non so se avete capito, sono contro gli antivaccinisti. Quindi ragazzi, io su questo Green Pass ho detto tutto quello che dovevo dire. Cosa ne penso? Che è una figata assurda. Io sono contento di avercelo, sono contento di essermi vaccinato e quindi insomma, ho questo Green Pass, sono abbastanza sicuro. Quindi ragazzi, questo video termina qua. Se vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Avvia la foto. Termina la registrazione.